Meno tempi di attesa, ma soprattutto costi ridotti per risolvere le liti evitando le polverose aule del tribunale. Da domani parte l'obbligo di far precedere la maggior parte delle controversie civili con la mediazione obbligatoria. Ecco alcuni dei settori in cui si svolgerà la mediazione obbligatoria, dalle liti condominiali a quelle societarie fino a quelle di tipo ereditario o per diffamazione a mezzo stampa. L'obbligo della mediazione prima di arrivare in tribunale in passato era già entrato in vigore, ma poi c'era stata su pressione degli avvocati uno stop della Corte Costituzionale. Ora si riparte con una nuova normativa che accoglie e rilancia anche la figura dell'avvocato in questo nuovo istituto. Diciamo che la cultura della pacificazione deve essere posta accanto alla cultura della lite per poter in qualche misura riuscire a risolvere una serie di problemi che altrimenti si vanno a incancrenire nei processi che spesso durano 12-15 anni. I cambiamenti più rilevanti, come è stato ribadito questa mattina a Roma durante l'inaugurazione al Senato dell'anno della mediazione, riguardano la semplificazione delle procedure con una riduzione dei costi, l'obbligo di assistenza legale, la competenza della mediazione ancorata al territorio, la riduzione della durata massima da 4 a 3 mesi, la gratuità del primo incontro. Un ruolo importante lo svolgeranno gli avvocati, ma c'è spazio anche per i tanti mediatori che hanno sostenuto finora corsi ed esami per svolgere l'attività in modo professionale ed aiutare i cittadini a risolvere le liti con la mediazione, evitando il macchinoso sistema dei tribunali italiani. L'istituto della mediazione, avendo un termine, una durata massima di 3 mesi, consente di smaltire un elevato carico della giustizia pendente all'interno del sistema giudiziario italiano. Inoltre, a livello qualitativo, trovando una conciliazione tra le parti, si può uscire entrambi vincitori.